Sei tu quello che deve salvare le uova, eh? Che peccato. Se veramente ci tieni alla pelle, Drago, dammi retta. Farai bene a tornartene da dove sei venuto. Queste uova sono nostre ora. E le ho nascoste così bene che non le troverai mai, neanche se le cercassi per 1000 anni. E comunque, anche se le trovassi, i nostri soldati perfettamente addestrati ti darebbero la caccia e se le riprenderebbero. Mi sono spiegata? Se ti ripesco qui, mi arrabbierò moltissimo. E ti assicuro che non ti conviene farmi arrabbiare. Pyro, che sorpresa vederti qui! È da quando abbiamo sconfitto Ripto ad Avalar che non ci incontravamo, eh? Dopo che sei partito, gli affari andavano male, così mi sono trasferito qui e sono entrato in società con la maga locale, una donna deliziosa, pare abbia un debole per i draghi. La maga mi ha incaricato di sorvegliare Sheila il canguro, ma se tu avessi un po' di soldi, sarei disposto a farla evadere. Potresti tenerla come animale da compagnia. La maga mi ha incaricato... Scorgere un uovo in fondo al lago. Lo prenderei io, ma non voglio bagnarmi la pelliccia. Forse puoi recuperarlo tu. Premi carica per immergerti quando sei in superficie. E premilo di... Se porti qualche altro uovo di drago. Volevo andare a... Yeah.
aspettano a una festa a casa Tiki, ma sono in ritardo e il portale per casa mia non funziona più. Se troveremo altre uova di drago, forse si riattiverà. Spyro, ho appena trovato uno di quei portali che conducono in un altro mondo, ma per raggiungerlo dovrai planare. Premi salto una prima volta e... Ho visto luccicare qualcosa in quella grotta laggiù. Andiamo a vedere. Puoi arrivarci librandoti. Per librarti, premi azione al... Oh, quasi dimenticavo! In fondo a questa buca c'è qualcosa di luccicante. Stavo per saltare giù e prenderla, ma mi sembra di sentire dell'acqua che scorre e io odio bagnarmi. Problemi felini, sai. Questo è un potenziamento supervolo. Ogni volta che attraverso...